Ragazzi, almeno 30.000 like! Salita a 30 all'ora. Allora, oggi breve introduzione perché il video è tanto grosso, è tanto corposo, ci sono tante cose da farvi vedere. Chi ci segue sui nostri social, Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta, qualche giorno fa abbiamo partecipato ad un evento organizzato da tante belle associazioni, tra cui Monoruota Sicilia, Monoruota Palermo, Scuola Italiana di Monoruota, Overwheel, come avete visto nell'altro nostro video, come sponsor tecnico. Infatti si è occupato lui di spedizioni, di tante cose, di tante piccole cose che alla fine hanno reso questo evento un evento veramente molto 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 indimenticabile. Qua sotto trovate tutti quanti i nostri indirizzi per venirci a trovare, per parlare con noi. Insieme a Overwheel voglio ringraziare anche Dynamic Moving, che è stato anche lui uno sponsor di questo evento, almeno per noi, perché ci ha fornito il monopattino elettrico che, come vedrete in questo video epico, è entrato a far parte della storia dei monopattini. Non vi voglio spoilerare niente, adesso mettetevi seduti e godetevi questo bel cortometraggio. Abbiamo visitato posti stupendi, oltre ad aver potuto vivere un'esperienza del genere. Quindi adesso andiamo con la sigla e partiamo col nuovo epico video di Laco Creative. E adesso vai con la sigla. Attenzione, in questo video alcune monoruota e un monopattino verranno maltrattati. Sconsigliamo la visione ai deboli di cuore e chiediamo scusa ad Overwheel in veste di padre di tutti monoruota. Secondo voi potevamo trovare punto migliore per ritrovarci? Eccolo, pronti? Nell'attesa del treno battezziamo il Dynamic Moving Laco Creative. Sei sempre a mangiare, oh! Senti che parla! Io no! Vede? Ciao, ti disturbo? E avevamo pensato di montare il tuo GPS. Saresti disponibile a montarcelo al volo? Noi tra mezz'ora siamo a Roma, è il tempo di arrivare al Dak Gara e ci presentiamo lì da te. Svolta a sinistra e prendi via Sebastiano Ziaci. Finalmente abbiamo raggiunto il papero. No, ma qua si qua vede. Siamo all'avanguardia, questa è una boutique. L'ho visto, ragazzi, ma quanto è bello. Ma poi quanto è ordinato questo posto. Solo perché siete venuti voi, eh. Aggiornamento, sicuramente perderemo il treno. Siamo in ritardissimo. Allora, per il momento ringraziamo Tommy 3D che ci ha scortato all'andata e al ritorno in stazione. Ciao Tommy! Ciao Tommy! Vacci a stampare un cuore nuovo che ci hai strappato. Dopo aver corso, arriviamo in stazione a Roma e 50 minuti di ritardo, eh. Ce l'abbiamo fatta. Dopo la bellezza di 8 ore di viaggio, ci siamo quasi.
Solo una cosa dovevi portare, la presa multipla e te la sei scordata. Ragazzi, madonna. Finalmente siamo arrivati alla cena. Là, a che ora sei partito? Alle 6. Io alle 7 da casa perché, vabbè, eravamo un po' più vicini a casa mia. Adesso sono le 23.30 e siamo a cena. Primo giorno chiuso. A domani. Ore 7 e 16. Ma che bello alloggiare vicino all'aeroporto. Ciao, ciao stanzina, ciao, è stato un piacere conoscerti, anche se ci ho fatto dormire una sega. Adesso siamo pronti per partire, una bella colazione e poi ci avviamo verso Nicolosi per poi dopo andare su verso il rifugio che si trova a 1900 metri. Chissà se il piccolo Dynamic ce la farà in questa impresa, noi ci proviamo. Nonostante la rivalità, le due categorie iniziano a socializzare. La vera differenza tra il monoruota e il monopattino. Diciamo che in queste situazioni qualcosina non potrebbe essere perso. Non ti preoccupare, ce la fa anche il monopattino. Per fortuna l'ato è forte, molto forte. Allora, questa è ufficialmente la prima salita dell'Etna Tour 2020. Come stiamo andando? Single moto era una bestia. Allora, quest'oggi la previsione è fare all'incirca 1700 metri di dislivello. Quindi dovremmo arrivare dai 200 metri sul livello del mare di Catania fino ai 1900 metri del rifugio Sapienza. Piccolo incidente di percorso, a breve ripartiremo, tanto il piccolo incidente ancora è tutta intera, anche il guidatore, eh? Vabbè, rafforza, quel che non uccide rafforza. Un attimo di briefing per favore, tutti qua, dato che abbiamo un'organizzazione che più o meno si prende una responsabilità. Siamo arrivati al ristorante, abbiamo messo i mezzi in carica. Stavamo mettendo i mezzi in carica, però dato che le batterie, quando hanno avuto un utilizzo molto intensivo, raggiungono temperature abbastanza elevate, la cosa consigliabile è quella di attendere qualche minuto, far iniziare a freddare la cella e poi dopo dargli nuovamente corrente. Dimmi se sbaglio. Giusto, giustissimo, mamma mia, che tecnico sei diventato. Grazie. Future is electric. Dobbiamo sapere certe cose. Pranzo è andato e adesso ripartiamo per fare il passaggio più lungo come dislivello, perché passeremo dai 900 metri di Nicolosi fino ai 1900 metri del rifugio dove pernotteremo. Direi con la pancia piena si viaggia anche bene.
fermo. Ecco, adesso forse iniziano i problemini. Il vero problema di queste salite sono questi grandi ciottoli. In quei punti la ruota perde aderenza e cercando di recuperarla dà delle gran accelerate. Sicuro che a fine avventura passano tutti al monopattino. Oh, come ti sembra? Va alla grande. Ti ho visto andare come una cavalletta. Deve dire che però il monopattino è meglio del monoruota, eh? Dynamic moving. Ragazzi, almeno 30.000 like! Non ne possiamo più. Siamo finiti. E forse abbiamo pure sbagliato strada adesso. Dopo tanta fatica finalmente siamo riusciti ad arrivare al famigerato rifugio Sapienza. Una bella birra. A noi che ce l'abbiamo fatta! Al primo monopattino che viene a fare soccorso a una ruota, ragazzi. Alla salute nostra! Guarda, non ci voleva Alfredo, porta portando. Mi sono stanco. Dai, su, due minuti. L'avventura di oggi, guarda, sono proprio stanco, non ci voleva anche questo. Porta. Non poteva andare tutto bene, quindi cosa è successo, Laco? Ho preso solo un sasso sui cerchio. Mi ha rovinato il parafango che andava a strusciare contro la gomma e l'ha rovinata. In più, siccome non ci bastava, ho bucato anche la camera d'aria. Dovuto perfetto, da cosa? Perfettissimo. Un bel chiodo nel deserto. Quindi la soluzione di certo non è che vado a mettere una toppa. Noi Laco Creative siamo attrezzatissimi. Ta-dan! E qui abbiamo copertone nuovo e camera d'aria nuova. Allora facciamo una cosa. Te ti metti a montare la ruota e io mi metto a montare i video. Buonanotte, a domani. Siamo in partenza per la scalata fino a 2500 metri. Io intanto volevo ringraziare Cabo Italy, grazie a loro non pagherò freddo. Finiamo i preparativi e partiamo per andare in vetta. Siamo pronti per la scalata, il dynamic moving bello carico, cambiata anche la ruota posteriore e la camera d'aria, quindi direi che siamo al top e ora proviamo quest'altra avventura. Questa è stata la partenza.
Abbiamo fatto solo un chilometro e guardate qua che meraviglia. Vai lato! Guardate qua che pace! Pit stop tecnico per sistemare la telecamera e poi ripartiamo, eh! Senti Luigi, poi un giorno mai ci darai qualche minuto per intervistare chi è stato uno dei precursori di questo mondo? Certamente, con grande piacere e onore. La cosa brutta è che così tanta la potenza del monopattino di Laco che mi tocca evitare i solchi che lascia sul terreno. A breve potremo dire di essere stati i primi a portare un monopattino sul vulcano attivo più alto d'Europa. Complimenti a Dynamic Moving. Un'altra volta? Eh sì. Se avessi una corda ti provo a trainarti con il dinamo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo in cima, non con poche difficoltà, la ruota ci ha abbandonato in un paio di punti. Comunque siamo andati bene. Ce l'abbiamo fatta, adesso Laco inizia ad andare col suo monoruota.